Ci hai mai pensato? 300 anni, per esempio nel 2124, saremo tutti sepolti con i nostri parenti e amici. Gli estranei vivranno nelle nostre case, che abbiamo lottato tanto per costruire, e possiederanno tutto quello che abbiamo oggi. Tutte le nostre proprietà saranno di persone sconosciute, che non sono ancora nate, compreso quell'auto per cui hai speso una fortuna e che probabilmente sarà un ferro vecchio, o nella migliore delle ipotesi sarà nelle mani di un collezionista sconosciuto. Poco o quasi nessuno dei nostri discendenti saprà chi eravamo, né si ricorderà di noi. Quanti di noi conoscono il padre del nostro nonno? Dopo la nostra morte saremo un ricordo per qualche anno, poi saremo solo un ritratto sulla libreria di qualcuno. E qualche anno dopo la nostra storia, le nostre foto, le nostre gesta andranno nel binario dell'oblio della storia. Non saremo nemmeno ricordi. Forse, se un giorno ci fermassimo ad analizzare queste domande, capiremmo quanto sia stato ignorante e debole il sogno di ottenere tutto, avere sempre di più, senza avere tempo per ciò che vale davvero la pena in questa vita. Se solo potessimo pensarci, sicuramente i nostri approcci, i nostri pensieri cambierebbero. Saremmo altre persone. Cambieremmo tutto questo per vivere e goderci quelle passeggiate che non abbiamo mai fatto, quegli abbracci non dati, quei baci ai figli e ai nostri amori, quegli scherzi che non abbiamo mai avuto tempo di fare. Questi sarebbero sicuramente i momenti migliori da ricordare, che in fondo ci riempirebbero la vita di gioia e che sprechiamo con avidità e intolleranza giorno dopo giorno. C'è ancora tempo per noi.